Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Oggi siamo qui in un nuovo appuntamento di Focus per parlare di un pilota che a inizio anno ha avuto un grande inizio di mondiale, ma che nelle ultime gare sta riscontrando delle enormi difficoltà, ossia Maverick Viñales, un pilota che dopo l'incidente di Marc Marquez tutti quanti noi un pochettino pensavamo che comunque potesse essere lui il nuovo pilota favorito numero uno per la vittoria del mondiale. Doveva essere un po' l'anno della consacrazione per Maverick Viñales, ed è un po' questa la domanda che faccio anche a voi: è o non è un pilota che si può consacrare a questi livelli? I livelli intendo appunto da pilota che può vincere un mondiale. Sicuramente nelle ultime gare sta riscontrando delle grandi difficoltà. Fabio Quartararo, con la sua Yamaha non ufficiale, gli sta un po' rubando la scena. Nelle ultime gare addirittura Valentino Rossi, pilota che è stato messo comunque alla porta dalla Yamaha, comunque sta andando più veloce di lui, quindi sicuramente Maverick Viñales, che è un pilota che in questo momento ha tutta la fiducia da parte di Yamaha, sicuramente è un pilota che sta riscontrando delle difficoltà non indifferenti. E parliamo un pochettino anche della scorsa gara in Austria. Sicuramente Maverick Viñales è un pilota che se l'è vista brutta per quanto riguarda l'incidente, ma comunque la gara è stata molto difficile per lui. Fin dall'inizio, comunque grande sofferenza con le velocità di punta per quanto riguarda la Yamaha, che comunque veniva superata da tutti sul rettilineo, aveva difficoltà a superare chiunque. Grandi problemi per quanto riguarda la gestione gomme, tutti i piloti Yamaha tranne Valentino Rossi. Quindi questo è un grande punto di domanda. Valentino Rossi che batte entrambi i piloti Yamaha, sia Maverick Viñales che Fabio Quartararo. Era davanti anche a Morbidelli prima dell'incidente, quindi sicuramente Valentino Rossi, che in questa gara, ma non solo in questa gara, dopo lo andremo a vedere, ha sicuramente più grip di Maverick Viñales e a volte anche di Fabio Quartararo, l'abbiamo visto appunto nella gara in Austria. Sicuramente la domanda che faccio a voi è: Rossi, che è stato messo alla porta dalla Yamaha, cosa dovrebbe succedere? Cosa succederà nel caso in cui Valentino Rossi dovesse comunque a fine anno totalizzare più punti di Maverick Viñales? Maverick Viñales quest'anno aveva una grande responsabilità. Per la prima volta è passato da pilota secondo pilota a primo pilota. Quindi Valentino Rossi per la prima volta ha subito appunto il percorso inverso, da primo pilota ufficiale, da primo pilota fortemente alla guida appunto di questa Yamaha, è passato appunto a secondo pilota. Quindi doveva essere l'anno della consacrazione per i tecnici Yamaha. Appunto, Maverick Viñales era pronto per lottare appunto con Marc Marquez. Cosa succede? Succede che dopo Jerez, una gara molto complicata per la Yamaha, ma che ha visto comunque Maverick Viñales arrivare secondo e un Valentino Rossi ottenere comunque risultati bassissimi, abbiamo visto un Valentino Rossi che cambia l'assetto della moto. Quindi il nuovo assetto in teoria è vecchio, perché Valentino Rossi va a sostituire l'assetto nuovo che è appunto hanno le moto di Morbidelli, Quartararo e Viñales, con un assetto che appunto gli permetteva di andare più veloce negli scorsi anni, quindi un ritorno al passato per Valentino Rossi. E questo è stato molto importante. Questo assetto nuovo è stato studiato a Jerez e sembra che Valentino Rossi abbia risolto questi problemi. Quindi Valentino Rossi, che abbiamo visto fino all'ultimo giro andare forte, anche con un asfalto rovente che in teoria avrebbe dovuto bruciare le gomme di tutti i piloti in pista, Valentino Rossi riesce a mantenere quel grip in più per riuscire comunque a piazzarsi meglio degli altri piloti Yamaha. L'abbiamo visto in Austria, è andato molto vicino a prendere Brad Binder. Quindi sicuramente, mentre invece gli altri piloti Yamaha hanno avuto delle grandissime difficoltà per quanto riguarda la gestione gomme, le loro gomme erano praticamente finite. Quindi un Valentino Rossi che ha saputo sfruttare, migliorare la sua moto per ottenere appunto una velocità superiore agli altri due piloti. Quindi molto interessante questa scelta di Valentino Rossi, molto rischiosa. Forse Maverick Viñales non ha ancora l'esperienza per poter ragionare in questo modo, come appunto ha ragionato Valentino Rossi. Andiamo a vedere nello specifico Maverick Viñales, che appunto soffre da alcune gare purtroppo di uno slittamento del posteriore, che appunto lui riesce a gestire con grande capacità, con grande forza nel giro secco, specialmente in qualifica, ma che purtroppo gli dà grandissime noie per quanto riguarda la gara. È sicuramente un fastidio enorme questo per Maverick Viñales, un fastidio enorme perché lo costringe a frenare molto prima rispetto agli altri piloti, lo costringe a non fare mai la curva quando
con la linearità e con la semplicità che appunto contraddistingue in questo momento gli altri piloti Yamaha e specialmente Valentino Rossi. Quindi sicuramente dei grandi problemi per quanto riguarda Vignales. Lo abbiamo visto in Austria, a Brno, Rossi è arrivato due volte quinto, due volte davanti a Maverick Vignales. Vignales invece è arrivato due volte davanti in qualifica, ma due volte dietro in gara, 14° a Brno, decimo in Austria. Quindi grandissima sofferenza per Maverick Vignales. Rossi che lo scorso weekend ha avuto dei problemi con la qualifica, ma se dovesse risolvere questi problemi in qualifica può tranquillamente lottare per il podio, perché Valentino Rossi ha altri problemi che appunto lo affliggono in questo momento. E in questo momento, parlando appunto dell'Austria, lui ha un problema per quanto riguarda la percorrenza del terzo settore. Sicuramente sono problemi che possono essere migliorati. Quelli di Vignales, Quartararo e Morbidelli sono problemi che purtroppo non si possono migliorare adesso, nell'immediato. Infatti, quali sono le dichiarazioni di Maverick Vignales? Io in questo momento non posso fare più di questo. Ho sempre gli stessi problemi, difficile trovare le motivazioni. Posso vincere anche il mondiale, ma tutti vanno più veloci di noi. Grandissima insoddisfazione per quanto riguarda Maverick Vignales. Ricordiamo, lui ha un contratto fino al 2022, è blindatissimo alla Yamaha, è stato appena confermato come pilota di punta della Yamaha, ma sicuramente c'è una grandissima sofferenza nel pilota che vorrebbe lottare, ma non riesce a lottare. Valentino Rossi si è inventato un qualcosa che appunto l'ha permesso di andare più veloce. Forse con il ritorno al passato, appunto per quanto riguarda l'assetto, forse Maverick Vignales non ha ancora l'esperienza giusta per poter fare un cambio di rotta come l'ha fatto appunto Valentino Rossi. E andiamo a vedere appunto i dati di Maverick Vignales e di Valentino Rossi. C'è una sorta di schiaffo morale di Valentino Rossi alla Yamaha, perché in Austria il miglior giro di Valentino Rossi era in 1:24,6, quindi un ottimo tempo. Maverick Vignales 1:24,8, sembrerebbe poca la differenza, ma se andiamo a calcolare i 12 secondi di distacco ottenuti in gara, di differenza fra i due, sono veramente tanti. Sono veramente tanti se consideriamo anche il fatto che c'è stata una doppia ripartenza, quindi una doppia partenza, quindi sicuramente a un certo punto della gara è stato azzerato il distacco, quindi grandi, grandi difficoltà per Maverick Vignales. Vignales, che ricordiamo la classifica, ha 48 punti, ha perso la sua terza posizione. Rossi 38, Quartararo 67. Rossi dovrebbe ufficializzare l'approdo in Yamaha Petronas nelle 6 giornate di Misano di fronte a 10.000 persone. Quindi, sicuramente, un Valentino Rossi che, anche dal punto di vista emotivo, ha la testa molto più libera di Maverick Vignales, che invece in questo momento è confuso, è nervoso, è arrabbiato, vorrebbe lottare con gli altri piloti, ma non riesce. Quindi anche questo fatto che comunque Valentino Rossi vede già la sua prospettiva verso la Yamaha non ufficiale, forse può aver dato al dottore quella serenità giusta. Io ne parlai nel primo video ufficiale. Potrebbe dare appunto al dottore quella serenità giusta per poter ottenere degli ottimi risultati. Ma perché Vignales in questo momento non ha la testa giusta, non ha la testa serena. È un pilota, come ho detto prima, nervoso e arrabbiato per come sta andando in questo momento la stagione, nello specifico delle ultime due gare. Grande insoddisfazione se andiamo a vedere le velocità di punta per quanto riguarda la Ducati e la Yamaha. Certo, la Ducati dà tanti chilometri orari alla Yamaha, ben 12, 308 km/h la velocità della Yamaha, e nello specifico la Yamaha di Valentino Rossi, 320 la Ducati di Dovizioso, quindi sicuramente una grande differenza. Ma Valentino Rossi riesce comunque a salvare il salvabile con un ottimo quinto posto, specialmente dopo il grande inconveniente dell'incidente che quasi lo stava vedendo partecipe. Quindi sicuramente un Valentino Rossi che riesce a salvare il salvabile in questo momento, ma Maverick Vignales invece crolla definitivamente dopo la seconda ripartenza, quindi c'è tanto da lavorare in casa Vignales. La Yamaha non ha grande feeling con la pista appunto dell'Austria, non è la pista sua, lui ha detto: "Questa non è la nostra pista, speriamo passino presto questi due weekend." È impossibile lottare addirittura con la Suzuki sul rettilineo, quindi sicuramente c'è una grande insoddisfazione per quanto riguarda Vignales. È infuriato, non tanto per l'incidente, lui ha avuto infatti di lasciare queste dichiarazioni non il giorno della gara, ma il giorno dopo, alla stampa, quindi sicuramente ha voluto sbollire un attimo, infuriato, dicono, non tanto, e si è visto, non tanto per l'incidente, ma che l'ha visto partecipe quasi purtroppo, ma per l'andamento della sua gara, sicuramente molto arrabbiato da questo punto di vista.
Ha avuto anche una noia meccanica, questo lo dobbiamo dire. Dopo la seconda ripartenza ha avuto un grande problema alla frizione, quindi sicuramente la Yamaha non si sta dimostrando neanche da questo punto di vista una moto sicura, una moto affidabile. Quindi sicuramente Maverick Viñales in questo momento è in gravissimo, gravissimo affanno e in grande crisi di risultati. Nello specifico, Maverick Viñales ha denunciato, e l'abbiamo visto anche in gara, vedendolo appunto nelle immagini, è palese che lui appunto ha dei gravissimi problemi nello slittamento del posteriore, lo si vede purtroppo nelle curve. Ha avuto un problema alla frizione alla seconda partenza, quindi un surriscaldamento anche dei freni. Ci sono delle cose che non vanno nella Yamaha di Vignales e anche in quella in Quartararo, perché Quartararo ha avuto anche lui dei problemi con il surriscaldamento dei freni, quindi non affidabili la Yamaha sia di non ufficiale di Fabio Quartararo sia quello ufficiale di Maverick Viñales, cose che però non accadono a Valentino Rossi, proprio perché Valentino Rossi è riuscito a studiare un nuovo assetto per quanto riguarda la sua Yamaha. Nello specifico, se volete informazioni su Valentino Rossi, vi invito a recuperare il mio video Focus su Valentino Rossi, dove appunto vado a spiegare quali sono nello specifico appunto i cambiamenti che sono stati apportati da Valentino Rossi e il suo team per quanto riguarda la sua moto. Difficile, difficile pensare a un Maverick Viñales in grado di poter vincere il mondiale in questo momento. Io l'avevo dato nel mio primo video ufficiale come favorito numero uno, come anti-Marquez. Purtroppo non andavo a pensare che lui appunto potesse avere tutti questi problemi. Certo, la Yamaha negli anni si è dimostrata una moto con dei gravi problemi, ma pensavo che potessero essere stati superati appunto nei test, dove appunto Maverick Viñales era molto, molto veloce. Quartararo e Viñales addirittura alla stampa hanno detto che la pista era troppo gommata per la loro moto, per via appunto della gara precedente della Moto2. Quindi la pista troppo gommata avrebbe rovinato il loro assetto, quindi sicuramente ci sono tanti tanti problemi per quanto riguarda il loro assetto, la loro moto, che sembra essere veramente condizionabile da qualunque aspetto in questo momento. Quindi sicuramente non facile la situazione sia per Quartararo sia per Maverick Viñales. Quartararo deve stare attento perché Dovizioso ha un'altra grande chance sempre qui in Austria, quindi sicuramente si aspettano per Quartararo e Viñales ancora un altro weekend di grande, si aspetta un altro grande weekend di sofferenza con Valentino Rossi che potrebbe approfittare per avvicinarsi ancora e con Dovizioso che ha un grande, grande, una grande possibilità di poter agganciare la vetta. Cosa è successo nello specifico? Lo ripetiamo ancora. Maverick Viñales ha detto alla stampa che dopo tre giri, dopo appunto la ripartenza, la seconda ripartenza, ha avuto una frizione che scivolava. A un certo punto addirittura ha pensato al ritiro in quel momento, poi il problema è andato migliorando e lui appunto è riuscito a rimanere ancora in pista. Mancanza di grip, sia nella gomma davanti che nella gomma di dietro. Lo abbiamo visto nelle immagini. Nelle immagini è veramente palese come lui ha delle grandissime difficoltà e quindi vediamo tantissime correzioni per quanto riguarda Maverick Viñales. Senza grip ho cambiato tutte le mappature del motore, il freno motore, il freno. Ho cercato di cambiare di tutto, ma non è funzionato. Quindi sicuramente ho cercato di apportare anche delle modifiche strada facendo, gara andando, quindi sicuramente ha cercato di fare il possibile, ma non ci è riuscito. E qui forse subentra anche la mancanza di esperienza di Maverick Viñales, che forse con un minimo di esperienza in più, l'abbiamo visto Valentino Rossi come ha risolto lui invece i suoi problemi, dovrebbe fare lo stesso anche Maverick Viñales, forse non è in grado, forse non ha ancora raggiunto quel livello per poter appunto fare dei cambiamenti, supportare comunque la sua moto, anche lui pilota, facendo dei cambiamenti, degli stravolgimenti per andare più veloce, forse non è ancora arrivato a quel livello, ripeto. Tutto vano, lui ha detto, tutti questi cambiamenti, quindi c'è dell'insoddisfazione, c'è sicuramente della grande sofferenza per quanto riguarda dentro il pilota, pilota che ripeto, blindatissimo dalla Yamaha fino al 2022, ma non tanto il contratto, la durata del contratto, ma quanto la stima, l'attestato di stima. Loro hanno rinunciato a Valentino Rossi per Maverick Viñales, quindi sicuramente grande stima di Yamaha. Maverick Viñales deve darsi una sveglia perché in questo momento non ha le carte per potersi giocare il mondiale, in questo momento il favorito. Vedendo come sta andando il mondiale, per me rimane ancora Fabio Quartararo, ma bisogna vedere come ne esce dal prossimo weekend, sempre qui in Austria, dove appunto Dovizioso è il favorito numero uno per poter vincere ancora una volta quella gara. Quindi
Maverick Viñales deve darsi una sveglia, deve cercare di ragionare un po' come ha fatto Valentino Rossi, deve cercare di accumulare quelle esperienze in più subito adesso per cercare appunto di migliorare la sua moto. Ragazzi, spero di aver detto tutto, sicuramente la situazione per Viñales non è positiva, ma aspettiamo l'esito, il responso appunto della prossima gara per poter stilare ancora di più un bilancio molto più preciso. Io vi invito a commentare sotto nel video per darmi comunque la vostra opinione nello specifico e per vedere, anche se voi la pensate così, sicuramente sarà un grande schiaffo per la Yamaha se Valentino Rossi concretizza più punti di Maverick Viñales al termine di questo mondiale. Quindi sicuramente c'è da lavorare per Viñales anche per quanto riguarda questo aspetto. Vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Io vi abbraccio e vi saluto. Ragazzi, ciao a tutti da Domenica Versa. Ciao!